Perché non facciamo la raccolta differenziale in comune? E la risposta immediata è quella che aumentano le bollette per la spesa, e in molti posti probabilmente è vero, nel senso che la raccolta differenziale in alcuni comuni, in Piemonte, la differenza di Piemonte, si sono aumentate nella zona di Novara le bollette. Perché il problema della raccolta differenziata non è un problema morale, è un problema economico, affrontato in senso economico. La raccolta differenziata non è il fine, è il mezzo per arrivare a ottenere delle materie prime secondarie riutilizzabili e recuperabili. Allora, se si imposta in termini economico-produttivi, diventa un'occasione di lavoro. Se si imposta in questa maniera un po' moralistica, non diventa un'occasione di fonte di lavoro. Qual è l'altra cosa che c'è dietro? Chi è che gestisce la raccolta dei rifiuti? Chi è che gestisce la raccolta differenziata? Sono le grandi aziende legate ai comuni, a partecipare ai comuni. È chiaro che queste aziende gestiscono, per esempio, anche le discariche. Se si fa la raccolta differenziata, le discariche guadagnano di più o di meno? Guadagnano di meno. È un mancato guadagno. Per quale motivo una ditta che guadagna i suoi soldi su quello che incassa, con quello che viene coprito in discarica, dovrebbe mettersi a fare una riduzione dei rifiuti? È la stessa logica in cui si pensava di affidare all'Enel la gestione del risparmio energetico. Ma se l'Enel guadagna soldi vendendo energia, potrà mai fare il risparmio energetico? Affidare la raccolta differenziata alle aziende che gestiscono le discariche, che sono le grandi e le comuni, o affidare all'Enel il risparmio energetico, ha la stessa logica di affidare a Dracula la gestione del Lapis. È il caso in cui
virgolette aumentano in quel comune dove si differenzia anche col porta a porta. Il cittadino potrebbe risolvere questo problema proprio dal punto di vista pratico, economico, cioè potrebbe andare a dire perché mi state facendo pagare di più e pagare di meno, visto che si differenzia. Praticamente io potrei andare dal sindaco e no, vedere. No, l'unica cosa che puoi fare è cambiare il sindaco. Bravo! Buonasera. Allora, quando si parla di un'eventuale uscita dall'euro, no? Si pone praticamente il problema principale di un'esplosione dei costi per quanto riguarda il gas e comunque importazioni di energia proveniente dall'estero. È stato fatto un calcolo eventualmente quale può essere la tempistica per arrivare a una totale sovranità energetica in Italia? Questo mi pare un elemento giornale. Dico semplicemente che noi, Movimento per la Decrescita Economica, non abbiamo ancora affrontato i problemi di carattere finanziario. Se ci fate una domanda sull'euro, non siamo in grado di rispondere. No. Per diventare autonomi a livello energetico, parlavo. Diventare autonomi a livello energetico è difficile. Ridurre la propria dipendenza energetica dalla situazione attuale a una situazione, diciamo, ideale, possibile, richiede dei tempi più brevi quanto non lo immaginiamo. Questo non è risparmio energetico. Questo non è neanche di crescita, questa è astinenza energetica. L'astinenza energetica non è un'altra cosa. Noi vogliamo, desideriamo, perché quando c'è la trasmissione della radio, di Caterpillar, mi illumino di più, no? Di cui sono in parte anche responsabile io, ma comunque io l'avrei chiamata, gliel'ho detto, mi illumino di meglio, non di meno. Io devo illuminarmi quanto ho bisogno consumando meno, perché adotto dei sistemi più efficienti energeticamente, delle lampade che consumano di meno. Noi dobbiamo perseguire un'innovazione tecnologica che ci consenta di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno consumando molto di meno. Allora, i tempi di rientro dell'investimento, come vi diceva prima Giordano, di una casa sono 9 anni, 10 anni. Ma non confondiamo, guardi, mi raccomando, non confondiamo l'efficienza energetica, che qualcuno chiama risparmio energetico sbagliando, perché il risparmio energetico è qualche cosa relativa ai comportamenti delle persone. Cioè, se io esco da una stanza e spengo le luci, sto facendo del risparmio energetico. Ma se io metto delle lampadine a LED al posto delle lampade a incandescenza, sto facendo dell'efficienza energetica. Il risparmio riguarda il comportamento, l'efficienza riguarda la tecnologia. Bene, non confondiamo l'efficienza energetica con le fonti rinnovabili, che sono due concetti completamente diversi. Sono stati confusi in Italia perché, non lo so perché, forse c'è qualcuno che aveva interesse che venissero confusi. Allora, noi della decrescita felice non abbiamo mai sostenuto, ascoltatemi bene, che la cosa principale da fare sia sviluppare le fonti rinnovabili. L'abbiamo mai sostenuto. Abbiamo detto che la prima cosa da fare è ridurre gli sprechi, le merci che non sono bene. Noi abbiamo un sistema energetico che, vi ho detto, spreca il 70% dell'energia. Io lo paragono a un secchio bucato. Se io ho un secchio bucato che devo riempire d'acqua, e sono normodotato, non sono un economista sostanzialmente, che cosa faccio per primo? Cambio la fonte in cui riempio il secchio bucato? Io ho chiesto ai bambini di scuola elementare, mi hanno detto: professore, se ho un secchio bucato lo butto e lo compro uno nuovo. Mi pare logico. La prima cosa da fare è ridurre gli sprechi, fare dell'efficienza, chiudere i buchi del secchio. Questa è la decrescita selettiva del PIL, cioè stiamo riducendo il consumo di una merce che non è un bene, che non serve a niente. Quando io avrò ridotto il mio consumo da 100 a 30, a quel punto ha senso sviluppare le fonti rinnovabili. Cioè, quando il secchio ha poco bisogno di acqua, lo devo alimentare con le fonti rinnovabili. Quando io sento dire
quando dobbiamo sviluppare tot di fonti rinnovabili per soddisfare il nostro bisogno, dico che quelle persone che fanno questo ragionamento sono dei mentecatti, perché il bisogno energetico non è un dato fisso. Il bisogno energetico dipende dalla situazione con cui noi usiamo l'energia. Oggi abbiamo un bisogno 100, di cui 70 è spreco. Se il mio fabbisogno diventa 30, voi capite che l'offerta di energia è molto più bassa rispetto a quello che è necessario oggi. Allora, questo è quello che noi diciamo come tipo di impostazione. E questa è la strada a suo nome da percorrere. Primo, ridurre gli sprechi. Secondo, soddisfare il fabbisogno residuo con fonti rinnovabili. Terzo, sviluppare le fonti rinnovabili in impianti piccoli per autoconsumo. No? Questo è il terzo elemento fondamentale, perché se io do dei finanziamenti per mettere una fonte rinnovabile, un conto è che do dei finanziamenti a una famiglia che si ha un po' di risparmio, invece di comprarsi la macchina nuova, si mette i pannelli fotovoltaici, mette le mini eoliche, queste cose qua, perché oltre a fare il suo interesse, fa il bene della collettività, perché comunque diminuisce le emissioni di CO2. È un conto che io dia dei soldi a una grande azienda multinazionale che mette le fonti rinnovabili per pura speculazione finanziaria nei campi, oppure nei grandi impianti eolici che hanno devastato la Puglia, che io ho visto, sono impressionanti. Cioè, ma perché? Cioè, noi non abbiamo, cioè, le fonti rinnovabili presuppongono un passaggio dalle centrali, dai grandi impianti centralizzati alla produzione distribuita in piccoli impianti. È un cambiamento della rete di distribuzione e tutta una serie di cose. Però se non si fa questo, cosa succede? Succede quella cosa che vi ho detto una volta a Verona, vantandosi, dice: noi abbiamo messo sullo stadio di calcio Bentegodi tutta la pannellatura di pannelli fotovoltaici. Dice: ma chi è che l'ha fatti? Una grande azienda tedesca. Cioè, si vede che noi sulla bolletta paghiamo delle tasse per ingrassare una grande azienda tedesca che non ne frega niente del risparmio energetico, dell'efficienza, ma che gli interessa guadagnare dei soldi perché li diamo noi. Cioè, allora bastava mettere due regole quando hanno fatto questi finanziamenti alle fonti rinnovabili. Primo, si finanziano soltanto impianti per autoconsumo, che significa in famiglia 3 kW, in un'azienda di più, ma sulla base. Puoi anche vendere delle eccedenze, ci mancherebbe altro, ma il conto è fare una cosa per autoconsumo, il conto è fare una cosa per speculazione. Secondo, si mettono gli impianti soltanto dove l'inorganico ha già sostituito l'organico, sui tetti delle case, sui tetti delle fabbriche, nelle barriere antirumore delle autostrade, come hanno fatto nelle autostrade, le prendere e così via. Non si mette i pannelli fotovoltaici dove c'è ancora l'organico, la fotosintesi microbiana, la vegetazione, l'alimentazione e così via. Aggiungo, così la risposta, la domanda era su quanto tempo, no? E aggiungo una cosa, cioè, un po' diversa, una riflessione. Diciamo che si parla di un problema culturale, cioè in realtà il problema è culturale. Noi l'energia che compriamo, quasi tutta quanta dall'estero, la usiamo in primo luogo per, come diceva prima Maurizio, per scaldare le case, per climatizzare, in secondo luogo per coltivare, terzo per spostarci e poi altre cose per fare corrente elettrica, ma lì abbiamo anche tante altre fonti. Il problema è culturale. Noi abbiamo 35 milioni di automobili. Noi abbiamo dato al concetto di libertà, secondo me, un'accezione completamente sbagliata. Noi ci riteniamo liberi di fare qualunque cosa. In realtà la libertà dovrebbe essere quella d'opinione, quella di religione, quella di orientamento sessuale, ma non che io sono libero di mangiarmi le fragole a Natale come se fosse una cosa normale, quando il rapporto diventa di 20 calorie fossili per una calorie alimentare, perché mi devo levare la voglia della fragola. Noi ci siamo abituati a fare quello che cavolo ci fa. Quando vogliamo andare a un parente prendiamo la macchina e ci andiamo. Ci viene una crisi mistica, non è che andiamo a Gubbio, andiamo in Tibet, prendiamo l'aereo e andiamo in Tibet. Cioè, questo fatto che possiamo lavorare, guadagnare, fare quello che ci pare, ci stiamo divorando il futuro dei figli. E questa è la parte terribile, come dicevo prima. E, almeno il motivo che spinge a me per fare queste cose sono i miei figli, i miei e quelli degli altri. Cioè, lasciare i figli in un mondo inquinato, senza energia, senza lavoro, pieno di debiti, non credo che sia una cosa che in passato hanno mai fatto, nessuno l'ha fatto mai rispetto alle generazioni successive. Quindi la risposta è: noi non possiamo assolutamente avere un'autosufficienza energetica fin tanto che non cambiamo radicalmente abitudini. E voglio aggiungere anche una cosa che riguarda l'aspetto militare. Vi siete chiesti, allora, gli F-35 servono, sono dei cacciatori di bombardieri, no? Servono a sostituire i Tornado, gli AMX
e gli ADER a decollo verticale. La domanda che ci dobbiamo fare è perché abbiamo due porte aeromobili che si chiamano Garibaldi e Cavour per la proiezione di potenza, lo avete chiesto? Cioè noi abbiamo la famosa portella inaffondabile, come la chiamava Mussolini, no? Cioè siamo in mezzo al mare, abbiamo i tornado che possono distruggere un bersaglio di 4 metri quadrati a 1200 km, a chi dobbiamo sparare con il portello? Perché abbiamo fatto due portelli che costano un miliardo l'una, quindi molto più degli F-35. Gli F-35 saranno anche a decollo verticale, sempre che riescono. Secondo me i piloti avranno una paura, costano 230 milioni l'uno. Pensa al pilota che deve fare. Penso agli ospedali che uscivano. Penso agli ospedali che uscivano. Ma lascia andare, guarda. E poi se spari un missile costa un milione un missile, è un set wing shot è partito un missile, un milione. Ma cioè, far volare un aereo oggi comunque euro non costa bene $40.000 o €40.000 all'ora. Allora, perché abbiamo le armi? Per difendere le rotte petrolifere. Noi siamo in un'inerzia culturale legata proprio al consumismo, alla crescita, dobbiamo fare, fare, fare. Quindi si è sempre previsto, noi abbiamo avuto bisogno di più risorse, più petrolio, quindi dobbiamo andare a rompere scatole sempre più lontano e difendere le nostre rotte in posti assurdi, andare a trovarci appunto quei marò presi pirati, cioè missioni a prima. Quindi è un problema culturale molto grosso e secondo me così come siamo adesso la risposta è mai. Volevo chiedere così delle vostre considerazioni su un aspetto che è abbastanza sconosciuto alla maggior parte delle persone, che però penso possa avere un'influenza molto grossa sulle vite di tutti noi. È un'ipotesi di un trattato internazionale, TTIP forse mi sembra la sigla, tra Stati Uniti ed Europa, che praticamente liberalizzerebbe i commerci in un modo ancora peggiore di come già è adesso. Questo trattato è in discussione, hanno rimandato credo la conclusione della cosa dopo le elezioni europee, chissà perché, e praticamente ci sono delle conseguenze molto dirette. Un comune che decide di utilizzare prodotti biologici a chilometri zero in una mensa scolastica non potrebbe più farlo perché metterebbe un vincolo al libero commercio. Uno Stato che come l'Italia ha scelto con un referendum di far sì che l'acqua rimanga pubblica non potrebbe più farlo perché limiterebbe il diritto delle multinazionali di farci affari sopra, e un continente come l'Europa che magari finora si è in pari opposto agli OGM non potrebbe più opporre questo tipo di appunto di opposizione in nome sempre del libero commercio anche se della salute. E questo si dice comporterebbe dei vantaggi perché la gente pagherebbe meno, ma ci mangeremmo dei polli americani con ormoni e quant'altro che finora potevamo tenere lontani dalle nostre frontiere. E su questo il movimento di opposizione ancora è abbastanza piccolo e volevo sapere se anche voi vi muovete su questo aspetto e cosa ne pensate. Completamente d'accordo su questo discorso che ho fatto. Noi ci opporremo a ogni forma di limitazione della nostra democrazia, perché di questo si tratta. Per fare gli interessi delle grandi multinazionali stanno riducendo in misura sempre maggiore gli spazi della democrazia. Noi dobbiamo difendere, questo è un aspetto, ma e non è un aspetto il fatto che noi abbiamo il terzo presidente del Consiglio, non ha detto nessuno. È la stessa cosa. Sono delle cose che stanno facendo per garantire i profitti di alcune aziende multinazionali. Questo è una, sembra una cosa diversa, no? Ma voglio riallacciare a un discorso che faceva Giordano quando parlava del TAV e della ristrutturazione delle scuole. Perché chi è che costruisce le grandi opere, le grandi aziende multinazionali? Chi è che dà l'ordine di fare grandi opere? Le danno i partiti di cultura ottocentesca e novecentesca che pensano che lo scopo dell'economia sia la crescita. Chi è che può ristrutturare 15.000 scuole, creare 150.000 posti di lavoro in tutto il territorio nazionale? Piccole e medie industrie e artigianato, piccole e medie industrie e artigianato e professionisti.
Cioè noi dobbiamo non soltanto opporci concettualmente alle limitazioni della democrazia fatte in nome del commercio internazionale delle grandi aziende multinazionali, ma dobbiamo costruire un'alleanza sociale che si fondi da una parte su soggetti politici che non hanno una cultura ottocentesca e novecentesca, che non pensino alla crescita come obiettivo di fondo. Ci sono dei segnali che sta mutando in Italia il quadro politico, che stanno venendo fuori delle esperienze che non rientrano all'interno della logica ottocentesca e novecentesca. Come tutti i fattori storici non nascono limpidi. L'acqua del fiume della storia è un'acqua fangosa, trascina anche dei detriti delle cose, si purificherà strada facendo. Però primo occorre superare i partiti ottocenteschi e novecenteschi. Secondo, bisogna puntare sulle piccole e medie aziende, sull'artigianato e sui professionisti. Terzo, bisogna puntare su tutte quelle formazioni di aggregazione sociale che esistono al di fuori del, diciamo, chiamiamolo il mondo del volontariato. Sono migliaia di associazioni in tutta Italia di persone che si riuniscono per fare qualche cosa non nei propri interessi, ma per il bene comune. E quarto, quei settori del sindacato che hanno mantenuto la schiena dritta e che hanno detto gli esseri umani sono più importanti del profitto di qualche persona e non hanno abbassato la testa nei confronti di ricatti odiosi che sono stati fatti nei loro confronti. Se saremo capaci di unire questi quattro aspetti, allora avremo anche la forza per opporci a questi tentativi di toglierci la democrazia che vengono fatti, non semplicemente manifestando la nostra indignazione, che va fatto, ci mancherebbe altro, non semplicemente con delle attività di testimonianza, ma anche con la costruzione paziente di un fronte sociale capace di rovesciare l'attuale blocco di potere. Se volete informarvi sulle multinazionali, perché sa, si parla sempre, sembra che sia una cosa, voi dovete andare sul sito Forbes, dove ci sono tutte le classifiche degli uomini più ricchi del mondo, delle aziende più ricche del mondo, per fatturato, per capitalizzazione, per dipendenti. Vi spaventate, ci sono 49 aziende che hanno un bilancio superiore al PIL degli Stati Uniti, che è di 16 mila miliardi rotti. Quindi se gli Stati Uniti riescono a fare due guerre in parallelo, immaginate cosa può fare una multinazionale come la Exxon con 300 mila miliardi di capitale. E questi qui impiegano, solo questi impiegano 32 milioni di persone in tutto il mondo. Chiaro che si spostano dove gli conviene, c'è una testa con la fiscale dove si pagano tasse, ingegneria, no? Spostano gente come lì. Però non è che siano, cioè bisogna capire una cosa, qui è il sistema che non va e bisogna sempre ripensare a noi stessi. Mi viene sempre in mente quando sei in mezzo al traffico, c'è tutta questa gente, perché non sta a casa? No, ma noi siamo il traffico. Allora, tante volte la proprietà di queste multinazionali è per esempio, non so, dei fondi di pensione americani. Dovete immaginare una vecchietta che va a offrire il terreno, che lei poverina non prende la pensione, se il fondo non guadagna e quindi il fondo impone al manager, che sono i più bravi del mondo, che lavorano a multinazionale, di portare a casa l'utile che ha chiesto, costi quel che costi. È il sistema che non va. Quando noi mettiamo dei soldi in banca da qualche parte, ci aspettiamo che con i soldi escono dei soldi, facciamo lo stesso ragionamento. Ora, se io ragiono sui miei 1.000 euro che voglio indietro il 2%, perché uno che ce ne ha 10 miliardi non può ragionare alla stessa maniera? Quindi dobbiamo essere coerenti e considerare che noi siamo un traffico, quindi ritorno ancora a dire, è un problema culturale, come viviamo, come ci nutriamo, come ci spostiamo, eccetera eccetera, cosa nutriamo, le nostre scelte tutte contro. Ma io massimo magari c'è due domande, che sono Alessandro, buonasera a tutti. Volevo chiedere a Maurizio e a Giordano, se volete, di dire due parole sull'emergenza sociale che avete accennato all'inizio. Grazie. Parli meglio. L'emergenza sociale in che senso esattamente? Cioè quale dettaglio? Beh, avete introdotto la crisi della società. I numeri sono nella disuguaglianza, cioè non so se io sono d'origine contadina, mi erano mezzati, quando eravamo piccoli eravamo tutti poveri, non ci accorgevamo, stavamo benissimo, non ci mancava niente in realtà, magari mio padre lavorava molto, però vuol dire noi non ci accorgevamo, non c'avevamo niente, andavamo a scuola pieni con la mantellina bruna, non c'è. Allora voglio dire, adesso c'è una diseguaglianza pazzesca, come saprete abbiamo il 10% degli italiani che detengono il 50% della ricchezza e l'1% a livello mondiale che detiene il 40% della ricchezza.
come possiamo andare avanti? Sono degli studi anche molto interessanti che dimostrano ciò che rende infelice la gente, proprio il confronto. Cioè, se tu, stiamo tutti bene, non c'è problema, se io sto male, vedo quello che stanno bene, benissimo, è chiaro che mi arrabbio. E adesso a livello sociale in Italia siamo al disastro. Cioè, quando Squinzi dice che abbiamo i danni di una guerra, non scherza mica, 9% del PIL, 25% del manifatturiero. Ma io lavoro nelle aziende, noi arriveremo almeno al 50%. Ci sono un sacco di aziende che sono proprio, cioè che non hanno più commesse, che stanno ancora aperte, ma chissà per quanto, pochissimo. Cioè, chiaramente è un circolo vizioso, cioè come una specie di tramoggia, no? Cioè già che è stato macinato, ma gli altri vengono macinati. Quindi com'è la situazione non è per niente a lei, cioè così. Prego. Finito. Altre cose molto sempre collegate al nostro discorso. Noi a casa nostra saranno 5 anni che non andiamo più in supermercato. No? Un po' l'autoproduciamo nel nostro orto, un po' la compriamo attraverso il gas e un po' nei negozietti di paese, noi abbiamo un piccolo paese. Ci è capitato una sera, tre settimane fa, tornando per Vicente Varie, di dover fare alle 8:30 una spesa in un supermercato. Siamo andati, prima cosa che è impressionante è che tu vedi che quelle persone che avevano i carrelli pieni non ci sono più, prendono poche cose e via. Ma davanti a noi c'era un ragazzo che aveva avuto meno di 30 anni che aveva comprato due cose aveva comprato per una somma totale di 4,50 euro e ne ha lasciata una alla cassa perché non poteva pagarla. Voi capite, questa è l'emergenza sociale che noi abbiamo. C'è una situazione di povertà impressionante che si va diffondendo soprattutto nelle grandi città. E poi io direi che c'è una crisi morale molto forte che è legata al fatto che il denaro è diventato lo scopo della vita di tutte le persone. Ed è una questione che distrugge tutto, distrugge i legami sociali e distrugge la dignità delle persone e toglie il senso della vita. A me mi ha impressionato tantissimo, ve lo dico perché è una cosa che la ripeto sempre. Una volta un amico mi ha mandato il foglio di promozione di un giocattolo che si chiama l'Allegro Chirurgo. Lo conoscete? Quando l'Allegro Chirurgo è uscito la prima volta, 20 anni fa, chi sono, non lo so bene, c'era scritto così: cura con attenzione il malato. È un gioco che si deve cambiare, mettere gli organi nel posto giusto, non so bene. Perché se non sei attento a fare le cose giuste, gli fai del male. E se gli fai del male, te ne accorgi perché lui emette un grugnito dal suo buffo nasone. Questo era. 20 anni dopo, riproponendo il gioco all'Allegro Chirurgo, c'era scritto: fai più operazioni possibili, guadagna più soldi possibili e vinci il gioco. Negli stessi periodi, il primario dell'ospedale di Ragusa è stato arrestato perché diceva ai malati queste cose sostanzialmente: tu hai un tumore, se aspetti che ti operano nella struttura sanitaria pubblica puoi morire, se vieni da me privatamente ti opero subito e ti guarisco. Queste persone non avevano nessun tumore. Fai più operazioni possibili, guadagni più soldi possibili e vinci il gioco. Noi abbiamo distrutto i valori delle persone. Quando è venuto fuori tutto quello scandalo delle papi girl, chiamiamole così, no? Non so cos'è una papi girl, sapete? Quello che mi spaventava, che mi angosciava, non erano le ragazze, erano i genitori che gli dicevano: quanti soldi ha dato a te? Ha dato più soldi a te piuttosto più soldi a quell'altra. Non hai protestato. Cioè, noi abbiamo distrutto i valori più profondi degli esseri umani, la dignità e la capacità di avere dei rapporti dignitosi gli uni con gli altri, tutti in nome del denaro. Perché il denaro è così importante? Perché in una società fondata sulla crescita del PIL, e il PIL, vi ho detto, misura le merci si comprano. Se l'obiettivo è produrre sempre più merci, l'obiettivo è avere sempre più soldi, e tutti gli altri elementi diventano secondari. Allora, si dice è una società che non ha più valori, non è vero, è una società che ha un valore unico e terribile, che ha distrutto la morale individuale e collettiva. Allora, la somma di tutte queste cose ci indica
a che livello, diciamo, di difficoltà siamo arrivati. Una società finisce, un'epoca storica si chiude quando i valori che legano le persone tra di loro, che creano coesione, che creano solidarietà, non ci sono più. Ed è la guerra di tutti contro tutti per avere 4 soldi di più degli altri. Però volevo dire che il fatto che voi e noi siamo qui è molto incoraggiante. Siamo tutti gratis, ma... Quale differenza c'è tra quello che è stato detto e quello che i verdi hanno sempre detto? E altra cosa, come affrontare gli interessi potenti dell'industria mondiale, dell'energia e di tutte le altre? Siccome io sono stato tra i fondatori dei Verdi, nel 1985, conosco bene la storia. Cioè, i Verdi queste cose le hanno dette, ma non le hanno fatte, questo fondamentalmente. E sono stati assorbiti all'interno della logica della sinistra. Sono stati un supporto della sinistra. Destra e sinistra sono due varianti dell'ideologia della crescita. Non dico che sono la stessa cosa, perché c'è una differenza tra destra e sinistra. La differenza è sui criteri di distribuzione della ricchezza monetaria prodotta. Ma entrambi sono favorevoli alla crescita. Culturalmente, destra e sinistra sono due varianti dell'ideologia della crescita. I Verdi, appoggiandosi alla sinistra, sono entrati nella logica della crescita, non hanno mai sostenuto il discorso della crescita. Noi, come movimento, non abbiamo scritto nello statuto che non ci presentiamo alle elezioni e che non sosteniamo nessun partito, nemmeno quello che c'è scritto qui davanti. Bene. Noi ci limitiamo, per scelta di fondo, a elaborare delle idee, delle riflessioni che offriamo a tutti, senza nessuna distinzione. Di fatto, gli unici che ci hanno ascoltato e che prendono in considerazione le idee che noi portiamo sono quelli di questo scelto davanti. Ma è una scelta loro, non è una scelta nostra. Noi siamo disponibili a fare incontri di questo genere con qualsiasi altro partito ce lo chieda. Il fatto è che gli altri partiti sono tutti nell'ottica della crescita e non ce lo chiederanno. A parte che per i partiti lavoro con la Turchia sperando che la nuova destra si interessi, no, si può combattere scegliendo di scendere dalla rosa dei consumi, consumando meno, perché noi spesso consumiamo robe inutile in maniera sciocca, consumando consapevolmente, sì, comprando, nemmeno consumando, cioè vivendo bene, stando attenti. Allora, se tutta la gente piano piano si allarga il discorso al macchiatoio, consuma diversamente, prendere una macchina. Adesso lo fa perché mancano i soldi, quindi c'è un calo drammatico. Io quando lavoravo di notte, cioè, passavo in un'autoguida, era pieno di macchine, adesso è deserto. Con il distributore dice, ma qui passano 3 macchine per notte, i camion sono utilizzati. Ma non è una scelta, è una cosa che viene fatta per obbligo. Ma piano piano, se la gente prende consapevolezza, sta più attenta, ci guarda veramente, se ognuno di noi ci guarda quello che fa, e comincia a fare scelte diverse. Allora è più bello andare a fare settimana bianca, o a fare l'orto con mio figlio, o a fare il pane in casa con mio figlio. Beh, cioè, bella la settimana bianca, ma se la voglio fare, mi ci vogliono soldi, devo lavorare, devo fare certe scelte. Se invece magari faccio una riduzione delle mie spese e faccio qualcosa che è ugualmente bello, forse anche di più, perché poi si è capito che sono delle relazioni umane che riescono, che danno felicità, non certamente i beni, ma piano piano combatti qualunque cosa. Quando non compri più, devi scendere dalla ruota. Altro non sappiamo. Buonasera, guardo, vabbè. Buonasera, io volevo chiedere una cosa. Quanto c'è del fattore tempo? Perché il fattore tempo è una cosa che nessuno ci pensa qui, ma è una cosa fondamentale, vedete già il famoso pensatore. Perché vi dico questo? Ascoltatemi bene. Prendiamo il Vangelo ha detto, verso la nona spirò. Ma cos'era la nona? Allora no, ma quindi cominciava quando finiva l'ottava e finiva quando cominciava la decima. C'è un appuntamento in piazza, a che ora? Allora no. Oh, adesso vado giù quando. Poi del 1700 è arrivato uno che quell'ora nona ce l'ha spezzettato in tanti minuti.
Dice, c'è la puntata in TPA, sempre quanto, fra 5 minuti, corri, 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 il mio tempo è diventato il tuo. Il tuo è diventato il suo e così via. No? Vado avanti, proseguo. L'uomo sta vivendo una situazione che è fuori dal tempo. Fuori dal tempo. Lui ancora stiamo ragionando con l'informatica. Se vi mettete le mani in tasca, avete il telefonino, quella è l'informatica. Quella è globalizzazione, perché senza l'informatica e senza la globalizzazione, voi il telefonino non ce l'avreste nessuno e non sarebbe neanche lo streaming. Vado avanti. Aspetta, no, no, ma perché il concetto è un po', bisogna capirlo, no? Allora, l'informatica è finita quando? Del 2000 è finita l'informatica. Adesso stiamo vivendo della genetica, lo studio delle cose umane. Ma l'era della genetica sta già finendo e comincia l'era della, come si può dire, l'informatica si sposa con la genetica. Avete visto in televisione i robotini che si muovono così piano? Mi siete mai chiesto perché si muovono così piano? Perché il sistema binario dell'informatica funziona con lo 0 e con l'1, spento e acceso, spento e acceso. La meccanica quantistica sta arrivando a questo concetto che dallo 0 a 1 ci sono tanti intervalli. Quanti arrivano lì? Tra 4 anni, 5 anni, vedrete che quei robotini cammineranno in 100 all'ora. Ecco perché non siamo fuori dal tempo. Tutti questi ragionamenti fra qualche anno saranno tutti superati, ma superati il nostro malgrado. Hai capito qual è il discorso? È questo qui. La domanda è cosa possiamo fare noi rispetto a tutta questa cosa qui? Perché ci bruciano il tempo, ci bruciano lo spazio nell'arco che noi non ce l'appoggiamo nemmeno. È un fattore importante questo, molto importante, da tenere molto in considerazione. Chiudo, io faccio parte del partito del 900, adesso arrangiatemi. Il partito è? Che è morto? Il partito dei morti viventi. Discorsi così apocalittici non è che servono a molto, no? Uno può ricavare alla fine un sentimento di impotenza. Che cosa ci stiamo a fare? Tanto c'è qualche cosa che va oltre le nostre forze. Io mi rifiuto di accettare questo tipo di discorso. Perché innanzitutto la tecnologia non è una cosa negativa di per sé, come non è una cosa positiva di per sé. Dipende da a che cosa si finalizza. Se il telefonino sostituisce la capacità di comunicare direttamente gli uni con gli altri, è un fatto negativo. Se il telefonino mi consente di aggiungere una tastiera al mio pianoforte, e cioè di implementare la comunicazione interpersonale, per me non è un fatto negativo. Cioè noi, nel nostro movimento, che è tutto di volontari, dove nessuno ha un compenso, pensate che il movimento che è distribuito a livello nazionale ha un bilancio di 5.000 euro. No, ma la cosa più drammatica è che siamo in attivo. Noi facciamo delle riunioni nazionali ogni 3 mesi, 4 mesi, ma tra nell'intervallo di 3 mesi e 4 mesi ci parliamo attraverso gli strumenti dell'informatica, e allora ci consente di avere una comunicazione più frequente che non sostituisce la comunicazione interpersonale, la integra, e rispetto alla comunicazione interpersonale, che comunque comporta un consumo di energia, anche se andiamo tutti in treno, ha un impatto ambientale minore. È molto meglio spostare i bit che spostare gli atomi. Allora, è una questione culturale. Io ripeto, la nostra è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione dolce. Noi dobbiamo costruire un paradigma diverso rispetto al paradigma vigente, attuale, e quindi utilizzare gli strumenti anche tecnici per fini di grande diverso. E può darsi che noi non ci riusciamo, può darsi che crediamo questa cosa. A volte a me spaventa quando vedo incontri come questo qua. 10 anni fa non si sarebbero fatti.
Cioè, se noi fotografassimo la realtà, ci spaventeremmo, perché è molto distante la nostra forza rispetto agli obiettivi da raggiungere. Se guardiamo il film, diciamo ci sta muovendo qualche cosa. Allora il problema è diventare, se noi siamo in grado con la nostra tradizione culturale di arrivare a convincere un numero di persone tale da modificare queste cose prima che tutta la situazione precipiti. Perché sono due processi. Però è un problema, io lo dico con tutta franchezza, non voglio nemmeno porre. Perché noi dobbiamo fare le cose che stiamo facendo. Sia che fare sia che abbiano successo sia che non abbiano successo, perché rispondono a una dimensione etica. Bene, se non facciamo niente siamo sicuri che perdiamo, se facciamo le cose può darsi che vinciamo, ma se perdiamo io voglio guardare in faccia ai miei figli e dirgli: vostro padre ha fatto tutto quello che era in grado di fare. Niente, volevo una conferma, no? Qual è la posizione del movimento dell'arte crescita felice in merito alla mobilità nei centri urbani, perché questo è un problema diciamo, che ci pone a livello di inquinamento, cosa che per esempio a Pesaro abbiamo livelli di inquinamento e magari non lo sappiamo perché abbiamo una centralina qui vicino ad un parco, no? E segnala livelli di inquinamento preoccupanti. Ci vogliono togliere anche quella centralina, quindi a mio avviso ecco, è un problema che bisogna risolvere. Come si può risolvere il problema del trasporto, della mobilità in una città magari con un motore grande come Pesaro? Dopo lui aggiunge qualcosa. Dai, che io non ho ancora fatto le messe del grasso, ma farò uno sforzo. Allora, ci sono una marea di strumenti e anche molte iniziative interessanti un po' dappertutto in tutta Europa e anche nel mondo, ma come sempre la prima cosa è cercare di capire la libertà, cioè lo stile di vita è fondamentale, scegliere come spostarsi e quanto spostarsi. Direi comunque la soluzione migliore per quello che vedo adesso e anche per quello che è indicato come indirizzo a livello comunitario è un mix di telelavoro, come facciamo oggi, dovunque possibile, non spostare gli atomi, ma spostare lì. Cioè cercare di usare le connessioni internet, che oggi sono assolutamente formidabili, non per moltiplicare il lavoro, ma per sostituire il lavoro. Adesso oggi abbiamo fatto una cosa, no? Diciamo antica, cioè abbiamo usato i bit solo per convocarli, ma poi siamo spostati tutti. Lui viene da un posto, a Salano Marmoritici, a Montagna di Asti, io vengo da Senigallia, voi venite tutti con la macchina, immagino più o meno, o a piedi 16. Quindi da un lato spostarsi di meno, dall'altro ci sono dei mezzi sicuramente sempre più ecologici, però è importante quando si parla di ecologia nella mobilità, quindi nelle automobili, di verificare l'LCA, Life Cycle Assessment, cioè non bisogna guardare quanto consuma l'auto, ma quanto impatta sull'ambiente nell'intero ciclo di vita, perché la furbata che fanno è di farci vedere un pezzetto. Cioè, quest'auto è un SUV, ma un SUV poco. È ibrido. Allora, io ho una macchina ibrida da 8 anni, la Prius, però comunque non è che non abbia problemi di impatto per le batterie, per esempio. È molto più ecologica una panda a metano, però magari la panda a metano non va bene per grandi spostamenti, eccetera, eccetera. Comunque in città sicuramente l'ideale è passare piano piano all'elettrico, ma comunque ridurre molto la mobilità, fare car sharing, far andare sempre auto piene, è una bella pensata una volta che si arriva a fare l'efficientamento energetico. Quando arriveremo al punto di poter avere rinnovabili per poco che ci serve, è molto interessante avere le automobili elettriche per immagazzinare l'energia. Per esempio l'ultimo modello della Prius, c'era un modello che si chiama V2H, che riesce a restituire l'energia alla abitazione. Quindi è possibile caricare la macchina magari nel momento in cui c'è, non so, forte vento, c'è l'eolico oppure c'è il sole, carica la batteria, con le due batterie e il carburante di bordo manda avanti un appartamento 4 giorni. Quindi anche questo è un modo per avere poi meno caldaie, meno problemi, cioè, ci sono tante tecnologie utili. E questo semplicemente va da posto a posto, poi c'è la bicicletta, c'è la bici a pedalata assistita,
Io per esempio tornerei molto alle biciclette di mestiere, chi fa mestiere in città. Non so se avete visto mai, a Fabiano c'è un museo con una quarantina di biciclette di mestiere, quella del rotino, del prete, del farmacista, con tutti gli attrezzi, no? Quella volta pedalavano. Oggi c'è la pedalata assistita, persino io potrei spingere una bicicletta in salita come fa Alessandro con la bici normale. E se ci fossero degli accessori adatti si potrebbe benissimo usare quella, almeno quando non piove. Quindi è un mix comunque di soluzioni, non ce n'è solo uno. Ma fondamentalmente qua purtroppo è un problema culturale. Ci siamo abituati a prendere la macchina per qualunque cosa, basta che ci va, la prendiamo e ci portiamo, appunto, senza ragionarci. Ancora una domanda? C'è? C'è. Allora, a me piacerebbe riportare tutto, mi piace molto portare le cose sul locale, perché a volte questi discorsi sono difficili da capire se non si relaziona con qualcosa che conosciamo. E molte delle cose che avete detto qua stasera le viviamo qua. Parlando di energia, il nostro entroterra ormai è coperto di fotovoltaico nei campi, che non ha assolutamente nessun senso, siamo pieni di capannoni che non hanno niente sopra il tetto e abbiamo i campi che sono pieni di fotovoltaico. Stanno facendo un mega parco eolico nel comune di Pecchio e non solo, in tanti altri comuni, in tutte le Marche ne vogliono fare, da noi nel comune di Apecchio. E anche per dire l'acqua, facciamo stupidate del tipo in estate pompiamo dell'acqua buonissima da una falda, la mettiamo nel fiume inquinato, un Tauro, per poi pagare di nuovo per purificare l'acqua e bercela, che è una stupidata immensa, però facciamo queste cose qua. Un'altra cosa che qua arrivo è la domanda che vorrei fare, stiamo progettando di pagare 4 miliardi, 3-4 miliardi per costruire una strada che è stata pensata negli anni 60, non c'è stato il boom, quindi insomma c'era un'ottica molto diversa e ci hanno visto che nella Valle del Metauro e dagli anni 80 che l'industria è andata fondamentalmente giù, si è perso anche un po' di senso fare questa strada. E la mia domanda è, ha senso riprogettare un pochettino la nostra mobilità in Italia, visto che è stata puntata tutto sulla gomma, e magari migliorare un po' la situazione invece sul lato ferroviario, oppure anche la ferrovia è comunque un discorso un po' antiquato e ci sono altre soluzioni migliori? Allora, nel 1988 ho avuto l'incarico di tenere un corso sui contorni non distruttivi applicati alle ferrovie in Giamaica, dove hanno ben 200 km di ferrovia. Quelle cose splendide, no? Che faceva l'uomo, che pagava l'AIA, che pagava l'Enel, che pagava me, per andare a fare questa cosa stupida, che dovevo subire dei sudamericani che non avevano più le ferrovie, oppure erano treni molto poco veloci. All'epoca mi fu dato un discorso che era preparato, era il discorso diciamo, di programmatico dell'ingegnere Ligato, che fu ucciso, fu sparato, se vi ricordate. E io andai lì a raccontare a questi attori sudamericani simpaticissimi, assolutamente poco interessati, del nostro progetto della spina dorsale d'acciaio. Era previsto che entro il 94 avremmo realizzato 4 binari che da Taranto avrebbero portato merci e persone da Taranto a Milano. Hai visto tu la spina dorsale d'acciaio? Ci ho obbligato, l'hanno sparato. Quindi il problema nostro è che effettivamente abbiamo un'orografia poco adatta alla ferrovia, cioè non è che siamo la Francia ottopiana e così via. Quindi sicuramente avevamo delle bellissime ferrovie dell'entroterra, che peraltro non tutti sanno, ma fu costruita per scopi militari. C'è tutta la parte di ferrovia che passava a Bergamo, ancora c'è in parte, poi in parte fu bombardata, la fece Mussolini per evitare di farsi bombardare dal mare con la prima guerra mondiale le linee sulla costa. Detto questo, queste ferrovie potrebbero in parte essere recuperate, ma anche lì dopo bisogna cambiare abitudini, bisogna fare l'intermodale e così via. Per quanto riguarda i camion, per esempio, il progetto più intelligente era usare l'Adriatico. Cioè prendere i camion che caricano la vettura in Puglia, portarli su fino al nord, poi però anche qui è il problema perché la grossa piattaforma di distribuzione è a Milano e la vettura va portata molto velocemente. Quindi diciamo che nel dopoguerra la parte su gomma fu fatta, un po' perché c'era una grande azienda che aveva una forte capacità di lobby, ma
E un po' anche perché per collegare il paese, tutta la nazione, ci voleva la Roma, perché tu a Eboli, tutti i paesini che c'erano, ci potevi portare la ferrovia. Oggi, probabilmente, ripeto, l'obiettivo è spostarsi di meno. E che è possibile, che molti dei spostamenti sono fatti per quello. Per le merci, idem, se aumenta la produzione sul territorio, e si può fare molto in questo senso qua. Però soluzioni magiche, finché noi vogliamo questo stile di vita qui, cioè estremamente ricco, comodo, è molto difficile che abbiamo delle soluzioni. Cioè, prima bisogna partire sempre sul piano culturale, perché chiedere continuamente soluzioni tecnologiche, ma senza voler pagare un minimo di prezzo, scusate, detto chiaro, è molto difficile. Ora, mettiamo che abbiamo anche i soldi da investire per le ferrovie, dove le faremo nella valle del metallo, per esempio? C'è quella vecchia che porta su un arbolino, possiamo ripristinare quella? Quella sarebbe stato logico ripristinarla, però. Magari è carinissimo, ci può anche capire adesso che lo vedi, però non vedo che sia la ferrovia la soluzione per il futuro, non è che ci stanno più tanti. Adesso ci fanno poi l'alta velocità. Anche il pendolare dovrebbe essere nella rotta piano piano, per caro come questione. Un po' per amore, un po' per forza, insomma. Però soluzioni, che io sappia, soluzioni drammatiche con bacchetta magica non c'è. Ripeto, finché vogliamo vivere così, cioè, oppure con pagli arroganti, non dico di F35, ma occorre sì. Vediamo un po' la serata, niente, io ringrazio ancora, ci avete fatto un bel regalo stasera, veramente bello, io mi sono preso l'impegno anche di riportarlo, nel senso che è vero, ancora andiamo con i vecchi sistemi, qual è importante questa cosa qui della comunicazione, noi notiamo che la gente aumenta sempre di più ed è importante continuare a battere su questi tasti. Vi do alcune informazioni, come tutte le settimane, noi ci trovate nei banchetti che facciamo, domani saremo per fare quell'annuncio. E questo è solo uno dei tanti incontri che vogliamo e continuiamo a fare, e ripeto, non finiranno con le elezioni, è una cosa che andrà avanti a prescindere dalle elezioni. Dal banchetto ci sono i libri di Maurizio, e come ho detto all'inizio, dico alla fine, anche questa sala ha un costo e ci date una mano, se no che serve. Grazie ancora. RT Radio, abbiamo concluso il collegamento da Pesaro, grazie per l'ascolto.